Andrei! Andiamo! Io e Riccardo siamo sposati da 8 anni. Stiamo molto bene insieme. Direi che abbiamo una vita piacevole, dei buoni amici. Beh, in fondo stiamo bene anche così. Non è che abbiamo per forza bisogno di un figlio per essere felici. Però con un figlio ci si sente più ricchi. E quando penso al futuro, così, se penso a tutta la vita, ecco. Mi sembra un po' triste che io debba occuparmi solo di me e di Riccardo. Ci sono dei momenti che sto anche molto bene da sola. Ad esempio, ho una stanza tutta per me a casa. Io ho una grande ammirazione per mia madre. Lei sa che io sono tanti anni che cerco di avere un bambino e non ci riesco, quindi penso che sarà felice per me. No, non ho mai pensato a lasciare questa città. È piccola, ma non ci si annoia. C'è il mare. D'inverno ho il mio hobby. Faccio dei lavoretti con il vetro, sa, dalle cornici, dei candelabri. E poi ho la mia professione. Andrei, ești aici? Andrei! Unde te-ai ascuns? Ce faci aici? Hai vino. Hai, te rog. Buongiorno, signore. Ormai manca poco, no? 2 mesi, non ne posso più. Ah, e Carla? Ma lei e sua moglie non volete bambini? Sì, un momento. Scusi, Ciao, Carla. Elvira, vieni. Sì? Come? Come Romero? Ha 7 anni. Ma parla già un po' di italiano perché è stato con la sua. Vabbè, ma non capisco. Come mai così grande? È sicuro che possiamo adottarlo? Ma no, guarda, non è sicuro per niente perché il giudice verrà delle altre coppie, poi lui decide gli abbinamenti. Quali abbinamenti, tesoro? Ma ci hanno già dato un voto. Allora, ce lo danno o non ce lo danno? La cosa è che siamo noi a dover dire di sì per primi. Allora, se era italiano, sarebbe stato meglio, no? E allora, non lo so, allora, sei d'accordo a prenderlo? Non so, mi sembra un po' complicato. Riccardo, il bambino per